Ciao ragazzi, doppio video di oggi. Oggi ho deciso che voglio di chiacchierare della Juventus. No, beh, sapete com'è. È quel periodo in cui l'immaginazione va, i commenti arrivano e dai vostri commenti mi piace costruire dei video. Piuttosto che rispondervi con un commento a tutti singolarmente, raccolgo quelli più interessanti e poi ci costruisco appunto un contenuto sopra. Come in questo caso. Perché da quando avevo iniziato a parlare, a pensare di quello che potrebbe essere l'erede di Pirlo, in tanti mi avete scritto tantissimi nomi e più di una volta mi sono ritrovato a dire: guardate, la Juventus deve ripartire con la consapevolezza che si può anche non vincere da subito, ma bisogna ricostruire, far partire un progetto tecnico che può essere anche a lunga conservazione, diciamo così. In tanti mi avete fatto diversi nomi e ce ne sono tre, Allegri a parte, che sono i più ricorrenti. Ed oggi siamo qua ad analizzare i pro e i contro, ma prima un mi piace a questo video assolutamente, cerchiamo di arrivare tra i 2000 e i 3000 like. Qui sopra nelle schede ci sono i video che sono usciti in precedenza, tra cui quello di oggi dove parliamo nel dettaglio del futuro di Dybala, di quello di Ronaldo, e dove vi dico che secondo me loro due sono destinati a, trovate nelle schede, e qua sotto invece c'è OneFootball da scaricare sui vostri cellulari per capire effettivamente se Dybala e Ronaldo rimarranno alla Juve, se Pirlo se ne andrà oppure verrà sostituito, e nel caso chi verrà al posto di Pirlo. E poi stasera c'era a parlare della Champions League, quindi scaricate OneFootball assolutamente. Proprio da qua, dalla Champions League, partiamo per parlare del primo nome che avete in testa, che è quello di Zinedine Zidane. Allora, Zidane è senza ombra di dubbio, secondo me, il nome più affascinante di tutti. Vuoi perché è un inedito, nel senso che la Juventus non l'ha mai allenata, c'è solo giocato, io non ho avuto la fortuna di vedere la Juve di Zidane. Peccato, perché da come tutti ne parlano è stato uno dei più grandi nella storia del calcio. Da allenatore direi che ha fatto discretamente bene, 3 finali di Champions vinte tutte e 3, adesso la possibilità di andare a giocare la quarta, la prima senza Cristiano Ronaldo, e appunto Ronaldo sarebbe eventualmente contento dell'arrivo di Zinedine Zidane, potrebbe essere uno stimolo per Ronaldo per rimanere eventualmente alla Juventus e per concedersi il quarto e ultimo anno di contratto e eventualmente poi rinnovare anche per un secondo anno nel caso in cui tutto possa andare nel verso giusto. E sicuramente l'appeal di Zidane è impattante sui giocatori. Perché Zidane? Perché in tanti dicono che Allegri potrebbe andare al Real liberando Zidane per la Juventus. Io credo che Zidane sia un nome addirittura di troppo, un nome extra lusso per questa Juve che in questo momento non sa ancora se sarà in Champions League, non sa ancora quanto denaro fresco avrà da investire sul mercato, e sicuramente la Juve è una squadra qualitativamente minore rispetto al Real. Basti pensare che loro giocano con Casemiro, Kroos e Modric a centrocampo. E io metto nei panni Zidane, ma chi me lo fa fare di lasciare quella dimensione lì? Con un centrocampo così, con un palleggio simile, con una qualità simile, per venire da noi con la promessa che magari sul mercato facciamo qualcosa, ma vediamo, perché non è detto. Quindi io lo vedo un po' un nome in questo momento impossibile, lo vedevo bene, benissimo, come futuro allenatore della Juventus nel post Allegri, direttamente quindi parliamo al posto di Sarri. Diciamo che negli ultimi 2 anni un po' ci siamo ridimensionati e che l'anno prossimo probabilmente ci ridimensioneremo ancora. Però l'identikit è un allenatore esperto, vincente eventualmente, perché no, che possa conoscere anche la lingua italiana per favorire la comunicazione con il gruppo squadra, che possa conoscere l'ambiente Juve e che sia anche bravo con i giovani. Quindi ci sono altri due nomi molto interessanti che mi avete fatto. Il primo è Giampiero Gasperini, che tra l'altro notizia di oggi potrebbe addirittura andare all'estero, l'hanno contattato alcune squadre della Premier League, tra cui il Tottenham. Sarebbe veramente interessante il Tottenham di Gasperini, una cosa che sarebbe bella e curiosa da vedere, una bella favola anche lì. Però Gasperini alla Juventus non so quanto potrebbe essere impattante, e vi spiego anche il perché. Gasperini è sicuramente un bravissimo allenatore che ha realizzato un capolavoro con l'Atalanta, che non è abituato però a lavorare in grandissimi club. L'unica esperienza in precedenza in uno dei grandi club italiani è stata l'Inter, e non è andata bene, forse nemmeno solo per colpa sua. Il problema di fondo, problema tra virgolette, è che noi tifosi juventini, io mi metto come primo, siamo stronzi. Io sono il primo degli stronzi. Siamo stronzi nel senso buono, nel senso che non abbiamo pazienza. Noi vogliamo tutto e subito. Non siamo abituati a questo concetto di dire vabbè, facciamo passare del tempo e vediamo. Lo abbiamo visto con Allegri, lo abbiamo visto con Sarri, lo abbiamo visto con Pirlo, lo abbiamo visto sempre. Da quando la Juve è iniziato a vincere, noi questa cosa l'abbiamo vista. E Gasperini non è uno che arriva e ti fa giocare la Juve come l'Atalanta nel giro di un minuto, no. Deve avere un mercato fatto appunto
secondo i suoi criteri, dei giocatori con della gamba, con della qualità e soprattutto della quantità. In questo momento io vedo difficile potersi immaginare una Juve che gioca come l'Atalanta quando ora come ora non siamo nemmeno in grado di fare due passaggi. Ci servirebbe sicuramente un mercato in mezzo e almeno una stagione, se non due, per arrivare a quel livello lì. Un po' lo stesso discorso che si poteva fare con Sarri, diverso da quello con Pirlo, perché Pirlo stesso è a crescere come allenatore in principio. Sarri e Gasperini li vedo molto simili e per questo ci sono allenatori che probabilmente alla Juve, per colpa nostra, eh sì, per colpa di noi tifosi, farebbero più fatica del previsto, senza considerare il fatto che comunque l'Atalanta, per quanto stia facendo benissimo, alla fine guardi le classifiche, dici arriva seconda, terza, quarta, wow, tanta roba, però poi alla Juve se arrivi secondo, terzo, quarto non si è visto benissimo. Basti considerare che quest'anno il rischio di arrivare secondi c'è. In questo momento siamo appunto pari all'Atalanta, appunto pari al Milan. Possiamo arrivare secondi, ma arrivare secondi in questa stagione non è proprio un vanto, perché meno male le squadre che si stanno giocando la Champions sono lì perché stanno dicendo: ma prego, vada lei, ma no, vada lei. Stiamo sbagliando un po' tutti alcune partite. Quindi alla Juve poi è diverso il registro. Però Gasperini sarebbe un nome interessante. Unica pecca, magari sulla quale capire un attimo il carattere un po' particolare di Giampiero. Non penso che conosca l'ambiente Juve, sebbene lui abbia fatto tantissime nella Juventus, per il discorso che nel frattempo è cambiato tutto il mondo, c'è stato di tutto in mezzo dall'addio di Gasperini, quindi ok, magari conosceva il mondo Juve dell'epoca, alcune cose non cambiano mai, ma altre sono veramente una rivoluzione dietro l'altra, quindi lascerei da parte il lato conosce l'ambiente Juve. Il terzo nome invece è clamoroso, io l'avevo inserito nei nomi impossibili, lo ritengo impossibile tuttora, ed è Antonio Conte, fresco campione d'Italia con l'Inter. Paradossalmente, ve lo dico, la sputo fuori così, sarebbe il profilo ideale, nel senso, io su Allegri ho qualche dubbio, non sulla bravura dell'allenatore, non sulla personalità dell'uomo, quanto più sul compito che verrebbe a dover svolgere la Juventus, che dovrebbe svolgere la Juventus, no? Cioè quello di ricreare, di far ripartire da lui, che deve costruire. Conte costruisce e Conte ti fa dei mini cicli. Il ciclo all'Inter potrebbe paradossalmente essere finito con lo scudetto dopo 2 anni, come potrebbe rimanere un terzo l'ultimo anno, magari cercando di chiedere di più per arrivare in Champions, ma sappiamo che la situazione societaria dell'Inter non è proprio rose e fiori. Non sarei stupitissimo di un addio di Conte e incastro magari eventualmente Allegri all'Inter, che ieri ci eravamo aperto, c'è il video qui sopra nelle schede, l'eventualità italiana Inter, che ad oggi sembra impossibile, però se la Roma ha preso Mourinho, non penso che vada al Napoli, qualcuno diceva Milan, però penso che il Milan bene o male confermerà Pioli. L'unica panchina, se non quella bianconera in Italia, per Allegri può essere solo quella dell'Inter, a patto che Conte esca, e occhio al binomio Marotta Allegri, che sappiamo essere sempre caldo, e se davvero Marotta rimane all'Inter e Conte se ne vuole andare, poi lì ci possono essere delle sorprese, però ad oggi è impossibile pensare a un Conte alla Juve, non tanto per il passato all'Inter, perché lì lo torno ancora a dire un'altra volta, lo dirò per sempre, sono professionisti, vanno dove gira il denaro, dove ci sono i progetti, se in quel momento lì una squadra ti chiama con un buon progetto, gli dici di sì. Conte è pagatissimo, l'allenatore più pagato in Italia, 12 milioni di euro, e anche questa è un attenuante, ma al di là di quello è finché ci sarà eventualmente Agnelli alla presidenza della Juventus, Conte non potrà tornare. Non devo vero sottolineare questi gesti, Coppa Italia, robe del genere. Quindi non tanto per il presente nerazzurro di Conte, quanto più per i rapporti interpersonali tra l'allenatore e quello che è attualmente il presidente della Juve. Quindi io trovo impossibile, ripeto impossibile, finché ci sarà Agnelli alla Juventus, sul ritorno di Conte. Però in questo momento è proprio quello che ci serve, un allenatore che arriva, Conte ha la differenza, a differenza di Gasperini che ha bisogno di più tempo, a differenza di Sarri che ha bisogno di più tempo, Conte arriva, quello che ha te lo trasforma, ti tira veramente fuori il massimo dei giocatori. A noi in questo momento servirebbe una roba del genere, quindi ci servirebbe un allenatore come Conte, ma che non è Conte. C'è poi quel dettaglino lì della difesa 3 che si porta dietro sia Gasperini che Conte, che a me non è che faccia impazzire, sono sempre di quell'idea, però ovviamente quando arriva un allenatore, se poi fa bene anche con la difesa 3, a me va benissimo. A tal proposito, prima di lasciarvi, vi lascio una clip di Conte che parla appunto di Pirlo,
perché è clamoroso, e fa riferimento ai moduli, fa riferimento a come ha cambiato l'idea. E poi fa ridere pensandoci oggi perché l'Inter, appunto la Juve, l'Italia di Conte ha sempre giocato con la difesa 3, sempre 3-5-2. Non so il Chelsea perché non l'ho seguito, ma bene o male la difesa 3, più forse tre attaccanti tra cui Hazard, una roba del genere. Però fa ridere perché questa è esattamente la mia idea, e qualsiasi allenatore mi andrà bene, deve essere bravo, deve far vedere che i giocatori poi lo seguono, tirare fuori il meglio dei giocatori, e poi moduli, numeri, c'è sempre quell'incognita, a noi piace, a noi ci diverte prendere il giocatore e dire beh, me lo metto lì. Ma questa clip che vi vado a far vedere, secondo me è la verità assoluta. Prima di lasciarvi la clip, qui sotto in descrizione, secondo voi questi tre nomi sono davvero l'ideale per la Juventus oppure no? O ce ne sono altri? Oppure è Allegri? Ripeto, io non discuto le qualità di Allegri né come allenatore né come uomo, ma se venire a ricostruire forse un paio di domande me le faccio. Ecco la clip. Ciao ragazzi, a presto. Buona Champions questa sera. Speriamo di esserci anche noi l'anno prossimo. Io ho iniziato con un'idea di gioco che prevedeva comunque due esterni molto offensivi, no? Una specie di 4-2-4, se vogliamo parlare di numeri, anche se a me non piace parlare di numeri perché preferisco più parlare di principi, no? Di gioco, di idea di gioco adattata agli avversari. Però poi sono arrivato alla Juventus e siamo passati rimanendo ai numeri perché ho visto che hai parlato di moduli, siamo passati da un 4-2-4 a 4-3-3 proprio perché avevo un giocatore come Pirlo che doveva stare al centro del gioco, aveva bisogno di due centrocampisti che corressero e bravi anche nell'inserimento, per poi passare a questa difesa a 3, no? In cui ci sono due centrali molto bravi nell'anticipo, nella marcatura dell'uomo e un giocatore che è invece molto bravo tatticamente, che riesce sempre a dare la giusta diagonale a questo anticipo da parte del difensore. Quindi, come dico, i moduli ci stanno, sono dei numeri che piacciono tanto ai giornalisti, a tutti quanti, proprio per identificare un sistema di gioco, però noi dobbiamo essere dei bravi sarti e riuscire a fare il vestito giusto alla squadra in base proprio alle caratteristiche dei calciatori.